Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi parleremo ancora una volta di legge dell'attrazione e lo faremo vedendo insieme quello che è il rito dell'11-11. Quindi se siete curiosi di sapere di che tipo di rito si tratta, come funziona e soprattutto se funziona, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti e tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, ancora una volta parliamo di legge dell'attrazione e in questo caso lo faremo prendendo in esame un rito famosissimo che è quello dell'11-11. Allora, non mi soffermerò sull'aspetto numerologico dell'11-11, sull'aspetto dei numeri doppi, sull'aspetto dei numeri palindromi e tutte le altre cose correlate. Vi lascio magari nel box informazioni e alcuni link ad articoli che ne parlano in maniera molto approfondita. Sappiate però che l'11-11 è praticamente un numero che potenzia in modo assoluto l'energia della manifestazione. Per cui se continuate a vedere dei numeri che richiamano l'11-11 o vi capitano i numeri tipo 11-11 come l'orario, come le pagine di un libro, qualsiasi formula contenga in sé l'11-11, vi consiglio di fare immediatamente questa cosa perché funzionerà quasi certamente. Allora, innanzitutto ve lo dico fin da subito, di solito lo dico alla fine del video, vi lancio una sfida. Quindi se volete accettare questa sfida dell'11-11, scrivete sotto nei commenti accetto la sfida e poi quando avete fatto la prova dell'11-11, quando si sarà manifestato il vostro desiderio, tornate sotto il video e scrivetemi che desiderio avevate e come si è manifestato. Detto questo, cosa dovete fare nel momento in cui venite a contatto, in qualsiasi modo, sia una targa, la pagina di un libro, l'orario, una data, qualsiasi cosa, cosa dovete fare quando venite a contatto con 11-11? Allora, innanzitutto prendete carta e penna. Carta e penna sono fondamentali per visualizzare in maniera chiara e in maniera dettagliata. Scrivete sul foglio almeno 3 desideri. Uno che ricalchi il mondo dell'essere, quindi un desiderio interiore, spirituale, che riguardi la vostra interiorità, che riguardi la vostra anima. Scrivete un desiderio interiore. Il secondo che riguardi il vostro fare, il vostro mondo del fare, quindi ciò che voi fate, qualcosa che desiderate fare, qualche esperienza che desiderate fare. E terzo, un desiderio che riguardi il piano dell'avere, quindi cosa desiderate avere, qual è la cosa che desiderate si manifesti nella vostra vita sul piano dell'avere. Se non conoscete questi 3 piani, anche lì ho realizzato tantissimi video qui sul tubo, per cui magari ve li lascio nel box informazioni, andateveli a vedere. Comunque dovete scrivere nero su bianco un desiderio per ogni piano della vostra vita. Essere, fare, avere. Il desiderio deve essere più specifico possibile, nel senso che dovete descrivere bene tutti gli aspetti riguardanti questo desiderio, senza essere troppo generici, ma andando in profondità. E perché dovete andare in profondità? Perché dovete scrivere il desiderio come se già fosse nella vostra vita. Cioè, non dovete scrivere desidero questo e quello, ma dovete scrivere grazie perché sto facendo questa esperienza, grazie perché possiedo questa nuova casa, grazie perché sono diventato una persona migliore, ok? Dovete scrivere questi 3 desideri come se voi steste già vivendo quelle realtà che loro sottendono e dovete descrivere la realtà che state vivendo. Solo in questo modo funzionerà
la manifestazione del vostro desiderio accelerata all'ennesima potenza dal contatto con l'11-11. Ragazzi, questa cosa dell'11-11 io l'ho sperimentata personalmente nella mia vita privata, nella mia vita relazionale. Non posso raccontarvi esattamente l'aneddoto perché è una cosa molto molto privata, ma vi posso garantire che funziona. Se non sapete come fare a scrivere i vostri desideri nero su bianco e se avete qualche difficoltà nel mettere su carta quelli che sono i vostri desideri nella forma giusta e nel modo giusto, io non posso che consigliarvi di acquistare su Amazon il mio libro La legge di attrazione in 7 facili step. È una guida di 82 pagine, per cui veramente si legge in un batter d'occhio. Dentro ci sono anche proprio degli esercizi che potete fare direttamente sul libro. Vi faccio vedere, sono praticamente queste pagine dedicate alle note, e questa guida in 7 facili step vi insegnerà a mettere in pratica la legge dell'attrazione nella vostra quotidianità giorno dopo giorno, aiutandovi quindi a ripulire tutti i vostri pensieri, aiutandovi quindi a capire qual è la forma giusta nella nostra visualizzazione e immaginazione mentale, a capire anche cos'è che vi blocca, quali sono i vostri freni, quali sono le vostre credenze limitanti, e soprattutto vi insegnerà come fare a scardinare queste credenze limitanti una volta che le avrete comprese, che le avrete viste nella vostra vita. Mi raccomando, se accettate la sfida, qui sotto nei commenti vi chiedo di lasciarmi accetto la sfida. In questo modo andiamo a costruire non solo l'energia individuale che ci serve per manifestare i nostri obiettivi, ma costruiamo anche un'energia globale, un'energia di community che ci aiuterà gli uni con gli altri non solo a creare e ad ampliare questo tipo di energia individuale, ma a allargarla a tal punto da manifestare molto velocemente tutti quelli che sono i nostri intenti. Ovviamente io vi aspetto nei commenti, vi leggo tutti e vi rispondo anche. Se vogliamo rimanere nel flusso, lasciamo tanti e tanti like di supporto a questo genere di video e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervene nessuno dei prossimi che pubblicherò. A me non rimane che mandarvi un bacio e tanto, ma tantissimo amore.